Vediamo. Vediamo se c'è nonno Mike a casa. Che l'abbiamo disturbato. Oh, là, là. Eccolo, signor Mike. Buongiorno. Buongiorno. Ma cosa fate? Che? Questo è cazzeggio. Bene, vabbè, buono. Vabbè, lo sa, signor Mike. Siete messe lì a giocare col fava, come si chiama? Ma no, cotta fava. Va bene. Perché non fate fava, ridere mica nessuno, eh? Vabbè, signor Mike, noi ridiamo. Cosa fate? Insomma. Giocate sulla cultura, non siete capaci. No, l'abbiamo vista ieri. È finito a posto di participio. Vabbè, lo sa. Buongiorno, insomma. Tra l'altro io ho un conto in sospeso con quel signore là. Come mai? Lo sapete, no? Perché? Con Ecco. Perché? Che è successo? Non lo sapete. No, io non ma lo so. Ma fatto lo spiegare da Cottafavi. Che è successo? La tua ignoranza. Lo so, varca gli oceani, però forza, non lo sapevo. Glielo vuole dire, Cottafavi? Come mai? Ma cosa ha fatto Ecco su di me? Ah, no, lo sai? Ignorante, non sai che ha scritto un libro che si intitola? La fenomenologia di Mike Bongiorno. Beh, fenomenologia. Vabbè, mi ha preso ben bene per il culo. Ecco. C'era un po'... Te lo devo dire, sì. Lo devo dire. L'ha fatto in modo... elegante, però l'ha preso. L'ha fatto. Vabbè. Esatti, sì. Che me la sono legata al dito. Ah, bene. E questo cosa vuol dire? Che lo punirà? Lo punirò, non lo so. Lo punirò. Ok. Insomma, certo non lo inviterò al migliore. Ecco, va bene. Se mai farà una puntata sugli scrittori... Forza. Dai. Come sta? Chi? Lei. La sento un po' alterato, può darsi? Forza. È scesa un po' la temperatura, lo sapete? Sì. La Daniela purtroppo ha voluto fare il cambio degli armadi. Vabbè. Sapete che casino? Vabbè. Che c'ho in casa. Vabbè, capirai, per qualche vestito buttato là, cioè no. Baldini, ma mi capisci quando parlo? Perché? Ho detto che ho fatto il cambio degli armadi. E cioè? Daniela ha fatto venire una squadra di falegnami per costruire di sana pianta altri armadi. Lo sai quanti vestiti ha la Daniela? No, quanti? Allora, no. L'armadio più piccolo è come il monolocale dei miei filippini, pensate. Vabbè. Vivo in mezzo al legname, ho i truccioli anche in mezzo ai maroni. Che devo fare? Forza Mario Bianchi, manda la sigla, sigla. E iniziamo la trasmissione. Vabbè, forza, coraggio. Allora amici ascoltatori, buonasera e benvenuti al migliore. La categoria che abbiamo oggi è quella dei fantini. Ecco qua il concorrente. Buongiorno. Buonasera, mi chiamo Pinsimone e vengo da San Gimignano. Oi là là, avevo detto fantini, mica nani, eh. Lei lavora al circo? Ma no, noi fantini siamo piccini. O dici a meglio? Allora non c'era bisogno che portasse anche il cavallo. Se lei dice di essere fantino, io le credo. Certo. Se faceva il muratore, cosa portava? La betoniera? Forza. Questo qua è Vinaccia, la bestia che monta sempre. Allora vuole ripetere perché lei vuole fare il toscano. Ma non lo sa fare. Siccome non lo sa fare, lei aspira e non si capisce quando parla. Poi apriamo una parentesi, mi sta alitando in faccia. Ma di brutto, quindi cerchi di parlare voltato dall'altra parte. Allora, ho detto che questo è Vinaccia, la bestia che io monto sempre. Il cavallo. Oh. Che è sta roba? Che? Poi da là. Ma questo quadrupede ha scaricato una torta di 5 kg. Lo deve scusare, signor Mike, ma il cavallo è emozionato. È la prima volta che entra in uno studio televisivo. E allora? E non è che io la prima volta che sono entrato in un ippodromo. Tanta pazienza. Che cosa vuol dire? Mario Bianchi accompagna questo maiale travestito da cavallo fuori dallo studio, forza. Va bene, Mike, andiamo. Esce fuori. Passiamo alla domanda. Allora, come al solito, le domande sono inerenti. Inerenti, che ha inerenti? Alla professione del fantino. Va bene, sentiamo. Allora, come si chiama in gergo? Gergo, che è gergo? Gergo, Mike. Scusate. Siete sicuri? Sì. Sì, Mike. Avete controllato sul www.gergo.it? Sì. Sì, Mike. Allora, in gergo, il cavallo che è stato sterilizzato. Sentiamo, Ti do tre opzioni. Castrone. Ed è il termine giusto. È un uco o Baldini? Ma perché? Vabbè... Castrone sarebbe troppo scontato. E un uco è quando castrano un uomo. Ah, direi Baldini. Tu sorella. Risposta esatta, amici ascoltatori. E allora la puntata finisce qua. Bene. A domani. Allegria. Allegria.
vada avanti. Grazie amici, a domani. Finito Mike, siamo curiosi. Avete sentito tutto? Sì Mike. Vabbè, ma meno male che abbiamo finito, eh. Ma che male questa trasmissione. Fammi leggere un po' il giornale, va. Legge il giornale. Allora, là. Che palle, guarda. Eccolo qua, la prima pagina degli spettacoli. Pippo Baudo a Sanremo. Capirai la novità. Sarebbe come dire prendo Sean Connery per fare 007. Ma è un vecchio decrepito. L'immagine del film, eh. Il film? 007 dalla Russia con l'artrosi. Oppure 007, operazione prostata. Ormai Pippo Baudo può fare solo Domenica Ips. Vabbè, Mario Bianchi, andiamo, dai. Stasera è venerdì, sono di turno con la Daniela. Ah, arrivederci. Grazie, ecco, stanchiamo.